Un documentario cinematografico accende nuove luci su una delle figure più carismatiche dell'arte contemporanea cinese, Ai Weiwei. La regista americana Alison Kleiman ha girato Ai Weiwei, Never Sorry su impulso di un suo progetto dedicato alle vittime del terremoto di Sichuan del 2008. Credo che l'Ai Weiwei che si cerca nel film sia un comunicatore formidabile e qualcuno che parla contemporaneamente in modo assolutamente serio e vitale di cose che appartengono alla contemporaneità della Cina e comunque non è sempre troppo serioso, anzi può essere divertente mentre si sforza di spingere tutti al dialogo. L'artista era stato accusato di aver evaso il fisco per un totale di 2,4 milioni di dollari. Ha cercato di indagare all'interno del sistema per mostrare come funziona, attraverso la causa dello Stato contro di lui per i milioni di tasse non pagate. Nessuno si è stupito che i suoi ricorsi in appello siano caduti nel vuoto. In questo modo ha voluto far vedere che il sistema è difettoso. Dopo l'arresto e il rilascio, Ai Weiwei non può andare all'estero ed è sotto sorveglianza. Le sue critiche continuano ad apparire su internet, ma il web cinese è sorvegliato dalle autorità di Pechino. Con Weiwei siamo stati in contatto in modo regolare su Twitter ed anche con i messaggini. Mandavo fotogrammi del film perché non poteva uscire dalla Cina e venire a visionarlo. Questo 这个东西谁拿走